Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Yoga Watch Italia. Siamo qui oggi su Twitter, nostro profilo Twitter, quindi vi invito fin da subito ad andarci a seguire perché oggi andiamo a parlare dei leaks del nuovo evento. Stamattina c'è stata la manutenzione, non so quando vedete questo video, se lunedì o la mattina del martedì, quindi quando inizia l'evento. Fatto sta che comunque lo vedete prima della live, quindi venite in live, mi raccomando, perché oltre a giocare al solito evento andiamo anche a vedere il Nintendo Direct, ragazzi, che sarà un'ora dopo l'inizio dell'evento, quindi alle 18. Mi raccomando, se volete seguirlo insieme a noi, oltre che a guardare l'evento, a giocarlo, venite. Allora, eccoci qua su YogaWatch Italia, il nostro profilo di Twitter, andate a seguirci, link in descrizione, perché postiamo i leaks, postiamo le nostre pull, gli avvisi, le novità, eccetera, eccetera. Vedete qua, è il nostro profilo. Allora, che cosa andiamo a vedere oggi? Andiamo a vedere i leaks del nuovo evento, ok? Quindi quello che vedremo in questo evento che inizia martedì 15 giugno. Allora, partiamo subito da quelli che ci sono in rete. E quello che poi è YogaWatch Spagna, che è un sito dove anche lui pubblica robe su Yokai. Questa è la schermata, vediamo varie schermate. Queste qua sono appunto la schermata dei tre portali, delle tre tipologie dei portali. Questi invece sono per la Niambo Coin e la Crank, i simbolini della Crank. Si riserranno anche le Niambo Coin in questo nuovo evento, quindi Shugo vs Niambo. Questa è l'icona del portale, quindi sì, è un evento portale, purtroppo l'abbiamo già avuto poco tempo fa, però cosa ci possiamo fare? Questi invece sono i nuovi yokai, sono molto fighi, ok? Allora abbiamo Amaterasu, questo qui, che sarà esclusivo Niambo. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo Neradama, Neradama Dark, molto carina. Questa tizia qua è SS, che non so chi sia. Questi due, questo verde e bianco, che sono gli aiutanti di Enma. Questo qui con i capelli arancioni, che è molto molto interessante perché è un mega booster di attacco che dura 5 secondi, rango Z, quindi sarà OP. Quest'altro Z, che non so cosa sia. Questo SS, che è un serpentone, beh, un po' schifo. E l'altro ZZ, che sarà la ricompensa del decimo portale del boss. Questo ZZ invece è Shuka, che sarà pullabile dalla slot. Sono io, ok. Andiamo invece adesso a vedere. Vabbè, questa qua è l'icona SP, l'icona che si sblocca a livello 12 del portale del boss. Dello ZZ, se riuscite a farlo, vi danno l'icona. Questa invece è YogaWatch Spagna. Andiamo sul loro sito, che è un sito che vi lascio in descrizione. Che appunto, come vedete, qua ci sono tutte le info, tutti i vari bonus riguardanti l'evento. Ok, quello qua, YogaWatch Spagna. Molto fatto, è fatto molto bene in questo sito. Ve lo consiglio, anche se in spagnolo, però comunque. Allora, questo qui è lo ZZ, Kunten, ZZ, questo qui, che è, come detto prima, la ricompensa del decimo portale, quindi avrà bonus punti. Poi vabbè, abbiamo Iko Oshi, Amaterasu, che sarà anche lui ZZ, esclusivo Niambo, ve lo ricordo. Poi Shuka, che è uno ZZ in Flader and Popper, come abbiamo visto nello scorso evento. ZZ, quello con l'Aquila, bellissimo. Credo che adesso li faranno tutti ZZ così e sono contento sinceramente che li fanno tutti così, perché almeno sono utili e non sono degli ZZ che mettete lì e poi non li usate più, come molti ZZ noi abbiamo nell'account che semplicemente non usiamo più, sono lì a prendere la muffa. Poi abbiamo Gentoo, che è questo Z, che avrà bonus nel portale dorato. Ovviamente Shuka avrà bonus nel portale dell'altro ZZ del boss. Poi abbiamo Akushu, che invece è lo Z, che anche lui avrà bonus nel portale dello ZZ. Mega booster da 5 secondi, vi ricordo. Damona invece è un altro Z che credo uscirà a metà evento, non si sa ancora. Teorie mie, anche lei avrà bonus nel portale dello ZZ. Poi abbiamo Saya, questo SS, no, SSS, scusate, che avrà bonus nel portale quello del livello 35, dove c'è anche il nostro mitico Rei Chan, che
il bonus punti, ci sono due bonus punti, il livello 35, che appunto è Reisan, e lo Zetazeta del livello 10. E poi abbiamo Noko, questo Noko qui, che ha bonus attacco e difesa negli stage della mappa, non dei portali, ve lo ricordo. E poi abbiamo Fukukun e Reichan sono i due aiutanti che si sono visti anche su Yokai Watch 4 da Emma. Per Emma, insomma. Questa qui è la moneta Nyambo, le quest, appunto, poi ve le ridirò nello specifico quando uscirà il video. Fai lo stage 1, fai il portale 5 volte, supera il livello del boss 2 volte, fai il primo, il secondo, il terzo stage segreto, poi si vedrà qual è. Batti lo stage 45 senza continua, supera il portale normale 15 volte e fai lo score attack. Queste sono le quest per la Nyambo, questo è tutto quello che c'è da sapere su questo evento. Vi ricordo che Shuka, questo qui, ZZ, e quest'altro ZZ hanno la particolarità che si trasformano, come vedete qui. Non so bene come si trasformano, poi lo vedremo anche questo qua in un prossimo video. Quindi, questo era tutto, vi lascio in descrizione il link YogaWatch Spagna, il sito e il nostro Twitter. Iscriviti al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo in live per giocare l'evento e vedere anche insieme il Nintendo Direct. Ciao ragazzi!